Buongiorno a tutti, sono Amalia Piscopo, docente del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oggi parliamo di confezionamento degli alimenti. Tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con sacchetti, film, buste, ma forse non conosciamo bene fino in fondo le funzioni e le prospettive future. È infatti con oggi che parliamo nella mia relazione del confezionamento degli alimenti tra sicurezza, innovazione e sostenibilità. Il primo contenitore impiegato dall'uomo primitivo, che era cacciatore e raccoglitore, fu sicuramente una noce di cocco, una conchiglia, delle foglie, di alberi, diciamo modellate in maniera tale da creare un contenitore, ma anche dei materiali di derivazione animale. Fu poi la scoperta dei minerali, la creazione delle sostanze ceramiche, quindi dei contenitori ceramici, come anche poi lo sviluppo del vetro, dei contenitori in latta, con la rivoluzione industriale che portò avanti questo concetto di contenitore, diciamo, fisico e più solido degli alimenti, che poi si è sviluppato negli anni, arrivando ai giorni nostri con altri materiali, tra cui la plastica. Confezionare un alimento, quindi il termine del packaging, è un qualcosa, è un significato abbastanza complesso, non si può limitare alla confezione, all'involucro, né tantomeno al modo, alla tipologia e al metodo di confezionare, ma serve anche ed è importante capire anche quali sono i parametri di distribuzione, quindi diciamo vita del contenitore, dell'alimento soprattutto confezionato. A seguito appunto della messa in commercio. Se guardiamo la considerazione, diciamo, immediata del consumatore, ovvio che abbiamo una scelta anche di un contenitore o comunque di un alimento confezionato anche in base a dei gusti, anche in base all'aspetto dell'estetica del prodotto. Non necessariamente, ma comunque questo è un aspetto che interessa molto il consumatore. Interessa molto l'azienda che si deve rendere competitiva in un mercato in cui vi sono molti e molti prodotti anche simili, ma anche ecco, la possibilità di avere degli accessori che aiutano la gestione del prodotto confezionato. Anche questo è un aspetto su cui il packaging viene studiato e viene appunto progettato. Ma l'aspetto fondamentale di un packaging per alimenti è fondamentalmente appunto la protezione, proteggere l'alimento contenuto all'interno della confezione da manipolazioni meccaniche, dai fattori ambientali quali i gas, la luce, le temperature che vanno ad alterare l'alimento e quindi possono promuovere appunto delle reazioni di deterioramento. Di tipo microbiologico, di tipo chimico, di tipo sensoriale. La protezione viene assolta dai materiali di confezione. Per natura, quindi con caratteristiche differenti gli uni dagli altri, caratteristiche anche legate alla loro diciamo, conformazione, alla loro costituzione, caratteristiche quindi diverse anche dal punto di vista delle proprietà diffusionali, quindi la capacità di essere più o meno permeabili ai gas, ma è importante nel confezionamento anche la tipologia con cui viene confezionato l'alimento, quindi se vengono applicate delle alte temperature, se vengono applicate ad esempio delle modificazioni di atmosfera e i parametri di distribuzione, come dicevamo prima, quindi l'esposizione ad esempio a umidità, a luce, a temperature. E tornando alla natura dei materiali, possiamo annoverare come principali materiali per il confezionamento il vetro, i materiali metallici, i materiali plastici e i cellulosici. Hanno presentato nei secoli, nei decenni, le diverse evoluzioni. Ad esempio, pensando ai materiali cellulosici, l'evoluzione più alta è stata quella di arrivare ad un materiale composito, il poliaccoppiato, in cui non vi è semplicemente il cartoncino, ma vi è anche uno strato di plastica che permette di rendere impermeabile il packaging e uno strato di alluminio che permette di proteggere la bevanda da
dalla permeazione di gas e dall'esposizione alla luce, fondamentali per la sicurezza del prodotto stesso. E da non dimenticare sono anche importanti gli accessori di chiusura. Risale al 1892 il brevetto del tappo corona, che è tutt'oggi una chiusura utilizzata, efficiente e che garantisce la sicurezza della bevanda contenuta nella bottiglia. Ad esempio, vi sono anche delle migliorie, delle introduzioni di accessori, come ad esempio la valvola antiriempimento per evitare appunto il rabbocco nelle bottiglie che contengono l'extravergine d'oliva in ambito di ristorazione. E la presenza delle guarnizioni, ad esempio con assorbitori di ossigeno nei tappi destinati a sigillare e chiudere bottiglie di birra. E il packaging a contatto con gli alimenti, quindi sono incluse anche le chiusure che abbiamo appena menzionato, deve rispettare delle norme di idoneità alimentare, delle norme che quindi garantiscono al consumatore che i materiali impiegati non siano dannosi alla salute. Vi è stata una lunga storia di normative che è partita dal 1962 con l'accoglimento in Italia, con l'accoglimento anche in Europa di questa tematica che si è sviluppata anche andando incontro alle diverse evoluzioni del packaging. Infatti possiamo vedere quella del 2009 è la prima che menziona i materiali attivi intelligenti, e fino ad arrivare anche alla più recente del 2018 che considera la presenza del bisfenolo nei rivestimenti di materiali destinati al contatto con gli alimenti. Queste normative di idoneità alimentare si fondano sul principio essenzialmente che il materiale deve essere inerte, quindi non deve reagire con l'alimento e rilasciare, delle sostanze che possono essere tossiche per chi consuma appunto l'alimento stesso o che possono comportare delle modificazioni dal punto di vista sensoriale degli alimenti. I materiali quindi che devono ricevere questa attestazione di idoneità devono presentare una lista, devono essere quindi corredati da una lista compositiva in cui sono presenti la loro è presente l'elenco della loro costituzione, quindi possono testimoniare, si può testimoniare appunto la conformità degli stessi. Questa conformità viene ad essere valutata per ciascun materiale di nuova produzione con delle procedure standardizzate, dei test che mettono a contatto un provino del materiale con dei simulanti alimentari, sono delle soluzioni a tempi e temperature che sono quelle che previste per l'utilizzo futuro quando il materiale diventerà una confezione vera e propria. Oggi tra le diverse soluzioni di confezionamento, quelle più moderne che osserviamo sono quelle la confezione in sottovuoto, la confezione in atmosfera protettiva, che consistono in una modificazione totale, la prima e parziale, la seconda, della composizione dei gas intorno all'alimento. Infatti nell'atmosfera protettiva vengono utilizzati CO2, ossigeno e azoto in proporzioni differenti rispetto a quelli che sono presenti nell'atmosfera normale, e questo con l'ottica di prolungare la conservazione e di mantenere il prodotto nello stato più fresco possibile. Ciò non poteva avvenire se non appunto non venivano creati in questi anni dei materiali in cui è presente tra i diversi materiali barriera. Abbiamo ad esempio nell'immagine, possiamo vederlo in verde, l'etilen vinil alcol, che è un materiale proprio barriera, nel senso che riesce a trattenere l'atmosfera che è presente all'interno della confezione, un'atmosfera quindi scelta ad hoc a seconda dell'alimento, al fine di mantenere pressoché inalterate le caratteristiche dell'alimento confezionato. E tra le innovazioni possiamo riferire la possibilità di introdurre all'interno delle confezioni degli accessori, degli agenti che promuovono la conservazione, andando a rimuovere delle sostanze che non sono desiderate, in quanto potrebbero accelerare la degradazione dell'alimento stesso, oppure rilasciandone altre utili.
il caso di assorbitori di ossigeno, assorbitori o regolatori di umidità, film antimicrobici, ve ne sono diversi. Questa tipologia di packaging va ad ampliare il concetto di interazione che abbiamo prima visto con l'atmosfera protettiva. Altre soluzioni sono ad esempio le etichette intelligenti, dei dispositivi che riescono ad interagire anche con un utilizzatore che può essere il consumatore, ma può essere anche il gestore della distribuzione, in quanto vanno ad rilevare e avvertire tramite un effetto comunicativo dato da un cambiamento di colore dell'etichetta, da un appannamento, quindi un'opacizzazione del codice a barre, e l'eventuale, ad esempio, interruzione della catena del freddo. Vi è un caso rappresentato nella terza immagine in cui il bollino cambia di colore se rileva una concentrazione alta di etilene, che è l'ormone della maturazione, e va a correlare in base alla concentrazione anche stima dello stato di maturazione, quindi parametri sensoriali. E poi abbiamo ad esempio il caso delle etichette RFID che vanno a riscontrare eventuali anomalie in fase di distribuzione e tramite antenna lo comunicano a dei registratori. Per quanto riguarda la sostenibilità delle confezioni, non possiamo che menzionare le bioplastiche. Le bioplastiche sono i materiali più promettenti del futuro, in quanto appunto sono tra quelli più ricercati proprio nell'ottica di queste tematiche di riduzione dell'impatto ambientale. Solo nel 2019 sono stati prodotti 2 milioni di tonnellate di bioplastiche, di cui più del 50% destinati al packaging. Cosa sono le bioplastiche? Sono dei materiali che possono essere di derivazione biologica, possono essere biodegradabili o entrambi. I materiali bio-based sono materiali che derivano totalmente o parzialmente da fonti rinnovabili. Un materiale si può definire biodegradabile se subisce una decomposizione a dare acqua, CO2 e minerali semplici. Nelle bioplastiche possiamo osservare diverse casistiche. Vi sono delle bioplastiche che sono sì biodegradabili ma anche no, come il bio polietileno, il bio PET, così come delle bioplastiche, come dicevamo prima ricordando la definizione, possono anche derivare da fonti, da risorse fossili. Un ulteriore aspetto è la compostabilità dei materiali. Si definisce un materiale compostabile se è biodegradabile e se è disintegrabile per il 90% della massa fino a porzioni di 4 mm. E inoltre, per essere ancora compostabile, deve anche essere ecotossico, quindi non deve rilasciare delle sostanze che possono essere tossiche e avere effetti negativi in fase di compostaggio. Quindi, andando a riassumere un po', un materiale biodegradabile non necessariamente è compostabile se non abbiamo una disgregazione secondo appunto la norma. È il materiale che invece si disintegra in parti microscopiche ma che non sono biodegradabili, quindi non è compostabile. Comunque le bioplastiche impiegate in ambito di confezionamento degli alimenti presentano delle buone proprietà meccaniche, però devono essere ancora migliorate per le proprietà barriera. Presentano infatti un livello di impermeabilità di un ordine inferiore rispetto ai polimeri sintetici, quindi è necessaria la ricerca e il miglioramento, diciamo, che già viene messo in atto con delle, ad esempio, apposizioni di materiali che le rendono un po' più impermeabili. E infine, nel discorso della sostenibilità delle produzioni e anche del confezionamento, dobbiamo anche pensare che è utile comunque cercare di ridurre gli overpackaging, ecco, le soluzioni di packaging considerate, e anche riutilizzarle.
ci sono, come appunto dicevo, dei casi di overpackaging in mercato che possono essere ad esempio risolte con la posizione di fascette, come nell'esempio, anche se questo non è stato propriamente, non è andato propriamente a successo questa soluzione, in quanto sono state riscontrate dei marciumi, delle zone diciamo danneggiate dei frutti, ma comunque può essere un punto di riflessione e di uno spunto per altre soluzioni. Nei mercati asiatici, ad esempio, vengono utilizzate delle foglie di banano, quindi questo ci riporta all'inizio della nostra presentazione, quando appunto le foglie venivano utilizzate con dei buoni risultati in ambito di impermeabilità, ma anche di barriera. Comunque le aziende sono abbastanza attive nella ricerca di soluzioni sostenibili, c'è una idea ad esempio di creare dei cartoni di pizza dai quali si può ricavare un puzzle tramite delle incisioni a laser che sono presenti nel top del contenitore. E questo era quello che oggi volevamo presentarvi. Se l'argomento vi è interessato, se comunque vi interessano le materie, gli argomenti relativi alle tecnologie alimentari, come anche agli altri argomenti trattati dai miei colleghi in questo periodo, vi aspettiamo tutti al Dipartimento di Agraria. Un saluto e a presto.